Buongiorno ragazze, oh vedete oggi c'è fresco e anche la mia voce si è ripresa. C'è fresco, si sta benissimo, ho aperto tutta la casa perché la casa era di nuovo accaldata e stamattina ragazze ho spazzato tutta la casa e mi è uscita terra, terra rossa, sabbia, perché tutto questo vento che c'è stato, questo vento di scirocco ha portato proprio questa terra. Comunque ho spazzato tutta casa. rido per mai. Allora, ho spazzato tutta casa, mi sono liberata, come vedete, i mobili perché oggi voglio dare una bella spolverata. Sì, amore, dimmi, amore mio, che c'è? Stamattina Maya è molto è in vena di giocare, di correre. È vero, amore mio? E quindi tutta casa spazzata, tutta tutta. Ho alzato quello che potevo alzare, così l'ho preparata a passare, per passare appunto lo straccio, pulire i pavimenti. Una lavatrice delle lenzuola cambiate già sta finendo, ora ne devo fare un'altra. Ho lavato scopa e paletta dopo che ho spazzato tutta la casa. Mi sono pulita i divani con la mia spazzola. Ragazze, quindi divani, ho tolto un po' di peli appunto con la mia spazzola. Il balcone è un pochino incasinato perché ieri abbiamo tolto i cuscini qua dal salottino perché sapevamo appunto che stanotte pioveva. Vi faccio vedere a testimonianza di quello che dico, vedete? Vedete che c'è terra, sabbia rossa e quindi è un pochino incasinato e appunto abbiamo tolto i cuscini, qualche pianta è caduta, mi è caduto un po' di terra che ho già tolto. Comunque ora ho tutta la casa preparata per passare lo straccio. Mi sono alzata tutte le sedie quasi e quindi ora mi vado a fare la cucina e poi attacco con i pavimenti. Diciamo, mi sono facilitata perché ho alzato un po' di cose, quindi già mi viene meglio. Ah, vedete, vedete? Mamma mia, avete visto come ho fatto? Avete visto? Mi credete che vi avevo detto che però è in vena di fare. Ma che fai? Ma sei una monella! Quindi praticamente è corsa da me e poi si è fatta un'altra corsa qua. Che meraviglia però che è. E niente, quindi ragazze, vi dicevo appunto che ho tutta la casa già predisposta per essere pulita. Oggi è una bella soddisfazione pulire i pavimenti perché sono sporchi. Evidentemente con questa pioggia, questa terra che è caduta, mio marito entrando e uscendo ha sporcato. Allora, mi vado a fare subito la cucina e poi oggi, dopo tutte queste pulizie, sono curiosa perché mi devo fare lo shampoo per la prima volta dopo il taglio dalla parrucchiera e quindi voglio vedere appunto come sono i capelli con questo nuovo taglio, anche perché io l'avrei fatto già, che vi posso dire, anche ieri, solo che dalla parrucchiera ve l'ho detto che ho messo una fiala per diciamo un po' rallentare la caduta dei capelli perché Letizia, la mia parrucchiera, mi ha detto che me ne cadevano troppi, quindi mi ha messo una fiala, la prima fiala di questo trattamento, e mi ha detto che questa fiala agisce quasi per 10 giorni, quindi mi ha detto non ti fare lo shampoo subito. Quando ha sentito che io mi faccio lo shampoo, diciamo un giorno sì, un giorno no, allora mi ha detto, cioè, allora fai una cosa, e magari te lo fai 2 volte a settimana e ti metti mezza fiala ad esempio il mercoledì e poi mezza fiala il sabato quando rifai lo shampoo. In effetti mettere la fiala che lei mi ha detto che agisce fino a 10 giorni e poi andarsi a fare lo shampoo è anche uno spreco e un peccato. Quindi oggi sono appunto curiosa di farmi lo shampoo, oggi non applicherò la fiala perché non ce n'ho, perché queste fiale appunto che mi sta vendendo la parrucchiera a prezzo suo di costo devono arrivare, quindi oggi saltiamo. E poi tra l'altro se ne mette 1 a settimana, quindi avendola messa martedì non potrei rimetterla. Ok ragazze, quindi ora attacchiamo con le pulizie, oggi non ho nessuna scusa, il tempo è bruttino come vi avevo detto, quindi oggi sono a casa.
E niente, quindi poi più tardi, quando finisco, sono curiosa di farmi lo shampoo. Il riposo del guerriero, in questo caso della guerriera. Amore mio, ma che cosa è? Amore, mi hai risposto, vita mia, mi hai risposto, vita mia, sei tu sei la mia vita, tu sei. Vita mia, dormi, dormi, vita mia. Ragazze, cucina pulita. Ho pulito pure il forno perché ieri l'abbiamo utilizzato e ho dato una pulita. Ora subito straccio, però prima faccio il bagno. Prima faccio il bagno e devo anche lavare i tappetini, quello della cucina, quello del bagno, quindi usciamo tutto quello che ho lavato, lo dividiamo in due bacinelle perché in una non entrano tutte cose, quindi faccio il bagno e poi comincio a passare lo straccio. Da tanto tempo io cerco, solo che non le trovo, le bacinelle, quelle che si chiudono. Avete presente, quelle bacinelle che tu finisci poi, appunto, non le devi usare più, si schiacciano e si chiudono. Perché, come vedete, io in bagno spazio, in bagno spazio non ne ho e le tengo una dentro l'altra così nel portabiancheria. Non è che diciamo questa soluzione mi piaccia molto, quindi però sono andata in tanti negozi di casalinghi. Qualche giorno fa con mia figlia sono stata in un negozio di cinesi che hanno il mondo e non le ho viste, nel senso non ho chiesto, però non le ho viste appunto dove c'era il reparto della plastica, dei contenitori, e non le ho viste queste bacinelle che appunto una volta che tu hai finito di usarle, le chiudi, si schiacciano e prendono pochissimo spazio. Ok, ragazze, stamattina queste rose le stavo quasi buttando. Poi invece sapete che ho fatto? Le ho aperte un poco perché erano ancora chiuse. Vedete, si aprono i petali così con delicatezza. E si aprono, guardate che è diventata bella questa, vedete? E niente, le sto tenendo un altro pochino, ma penso che domani le tolgo perché questo caldo giustamente le ha distrutte e quindi sono mosce mosce. Ok, ragazzi, allora mi vado a stendere queste cose, faccio un'altra lavatrice e attacco con i pavimenti. Ragazze mie, ho come l'impressione di vedere qua un po' degli aloni un po' che mi ricordano il colore di sotto, vero? Lo notate anche voi? Allora, siccome io ho ancora la vernice spray, diamo un'altra spruzzata, vediamo. E vabbè. Forse un pochino si è tolta quell'idea di beciolino, di giallo sembra. Ok, allora ragazze, devo fare ancora il bagno perché per ora, appunto, siccome ho spruzzato questa vernice c'è un pochino di puzza, però mi sono fatta tutta la zona cucina e zona salotto, sta asciugando. Ora mi devo fare la zona pranzo. Ah, già qua si è asciugato, perfetto. Qui l'ho fatto, la zona ingresso, mi devo fare tutta la zona pranzo. Qua, come vedete, ho cambiato l'acqua, la zona della cucina, vi ripeto, l'ho fatta. Così anche perché tra poco viene lo chef. Mi porterà la spesa del sabato, non so se è andato al mercatino a comprare tutta la frutta, le verdure, non lo so. Quindi ho, diciamo, pulito già la zona dove lui appunto entra, appoggia tutta la spesa. Quindi qui è fatto, ora mi faccio appunto la zona pranzo così
diciamo la zona giorno è tutta pulita. Ragazze, ridendo e scherzando, si fa per dire. Ho fatto tutto, mi rimane da spolverare solamente la camera da letto, che è una cosa che farò dopo pranzo perché è arrivato lo chef qua, naturalmente ho pulito e devo mettere a posto. È arrivato lo chef e sta facendo, vediamo che cosa sta facendo lo chef. Non vi ho fatto lo svuota la spesa perché ha portato tanta pasta, che ne so, poi che hai portato birra, quindi diciamo nulla di molto interessante, però ha portato questa pasta che sono maccheroncini e guardate come la sta facendo, proprio con la padella, proprio quella a mestiere si dice, la pasta con le cozze, quindi maccheroncini con cozze, stanno annaffiando il tutto con del vino bianco. Io ho apparecchiato con queste tovagliette e nel frattempo sono andata a farmi lo shampoo. Adesso asciughiamo i capelli e vediamo che cosa viene fuori. Ah, sono bella fresca, quindi adesso asciughiamo i capelli e poi ve li faccio vedere. Ragazze, guardate che bello il risultato. Allora, anzitutto ci ho messo 2 minuti ad asciugarli. Poi guardate che bel volume che ho acquistato proprio sopra, dove piace a me, perché giustamente tagliando si fa il volume. E guardate che sono carini, vediamo lateralmente. Vedete che sono con queste punte all'indentro e queste all'infuori. Vedete? Poi do una piastrata, una leggera piastrata. Il colore naturalmente è fresco, mi piacciono un sacco. Va bene. Ragazze, a giusta conclusione di una mattinata di lavoro, che dite? 2 maccheroncini ce li mangiamo con le cozze. Mio marito, naturalmente molto timoroso, mette un po' di peperoncino, ma proprio poco. Ok ragazzi, allora noi che facciamo? Rimaniamo che ci vediamo domani come al solito per il solito vlog. Ciao!